Buonasera persone all'ascolto, dalle ore 20 e 33 di domenica 31 luglio 2022 l'Inghilterra è campione d'Europa per la prima volta, risultato sfiorato soltanto nel 2009 quando nella finale dell'Europeo in Finlandia l'Inghilterra perse 6-2 contro la Germania e 17 anni dopo l'altro Europeo organizzato in Inghilterra che fu un fallimento con la squadra che uscì ai gironi. Possiamo sostanzialmente dire che stavolta l'Inghilterra riesce a vendicare quei risultati e ottenere così un risultato estremamente prestigioso, risultato mancato dalla nazionale maschile lo scorso anno. Si è giocato al Wembley Stadium di Londra, ha abitato Caterina Monzulla, 4-2-3-1 per la formazione in inglese, con Earps tra i pali, Daley Williamson, Brad Bronze in difesa, Walsh, Stanway, Mediana, Hemp, Kirby, Mead sulla tre quarti, White unica punta. Mentre per la Germania, classico 4-3-3, Fromm tra i pali, Rauch, Hegerin, Endrich, in difesa, Leibritz, Obadov e Magul a centrocampo, Brandt, Schüller e Huth in attacco, Schüller che rimpiazza Pop che si infortuna nel riscaldamento. La partita comincia con un colpo di testa centrale di White al terzo sul cross da sinistra di Kirby, al nono in azione in fuorigioco dell'Inghilterra, Mead passa bene su Gvin, para Fromm sul primo palo, ma appunto viene alzata poi la bandierina dall'assistente dell'arbitro. Al decimo Huth da destra arretra un pallone per Debris che prova a passare il sinistro, respinge Bronze di testa. Al dodicesimo sinistro di Debris da fuori area, pallone fuori a destra controllato da Mary Earps. Al diciannovesimo destro di Stanway che si abbassa dal limite dell'area di rigore, Fromm riesce a mettere in calcio d'angolo, dai quali sviluppi c'è un colpo di testa centrale di Bronze facilmente parato. Due ammonizioni, una per Stanway e una per White al 22esimo e al 23esimo. Al 25esimo angolo da sinistra per la Germania, mischia sotto porta con deviazione di Hegerin, riesce a bloccare Earps. Al 38esimo sfonda a destra l'Inghilterra, pallone di Mead e sinistro alto di White a sfiorare letteralmente la traversa. Al 40esimo ammonizione per Rauch, dopo un minuto di recupero si conclude il primo tempo 0-0 con l'Inghilterra che, come potete intuire, ha fatto tranquillamente la partita. Nella ripresa la Germania inserisce Wasmuth al posto di Brandt, quindi Wasmuth va a fare l'attaccante esterna praticamente e dà una certa manovra e una certa intensità e una certa velocità all'attacco tedesco. Al 48esimo spara un sinistro centrale dopo un buco di Bright a sinistra, una corsa in area, però le viene chiusa l'idea di passare in mezzo, poteva forse calciare con il destro qui e ha voluto essere un po' troppo più sicura di sé. Al 49esimo la stessa Wasmuth lascia un pallone a Magul su appoggio di Rauch, pallone che esce di nulla sulla destra. L'Inghilterra corre ai ripari, inserite Thun per Kirby e Russo per White al 55esimo, ammonite Obadhoff e Schüller al 57esimo, due falli ravvicinati praticamente. Al 62esimo l'Inghilterra va in vantaggio, Walsh dalla propria difesa, dalla propria tre quarti difensiva, lancia un pallone in avanti, la difesa buca clamorosamente, errore clamoroso, tenendo in gioco Thun che entra in area, di pallonetto supera Fromm per la realizzazione dell'1-0. Al 64esimo Kelly rimpiazza Mead sul fronte opposto, al 66esimo Magul colpisce il palo con un destro secco in area, poi Schüller cerca invano di girare un destro che viene parato facilmente da Earps. Al 67esimo la stessa Schüller sarà rimpiazzata poi da Gnomi, al 68esimo c'è una conclusione centrale di Kelly. L'Inghilterra continua a dettare ritmo nonostante il vantaggio, vuole lei dettare appunto quello che sarà il ritmo di gioco, vuole lei gestire meglio la situazione. La Germania inserisce Lohmann per Debris al 73esimo e nell'ultimo quarto d'ora la Germania migliora. Al 75esimo c'è un cross di Gvin da destra, non ci arriva Wasmuth all'interno dell'area di porta. Al 78esimo sinistro di Magul respinto da Williamson e la stessa Magul pareggia. Poi al 79esimo lancio in profondità, pallone a Huth che si accentra, da Wasmuth sul lato corto di destra dell'area, palla sul primo palo dove Magul con il destro trova la rete dell'1-0. All'82esimo destro di Wasmuth sul cross da destra di Gvin contrasta Williamson e para facilmente Earps. All'88esimo Greenwood rimpiazza Daley, Scott fa lo stesso con Stanway, nei 4 minuti di recupero Fromm respinge un cross a destra di Bronze al 91esimo, al 92esimo Endrich interviene con poco criterio su Russo causando un calcio di punizione che non porta però a particolari sviluppi. Nei supplementari, primo supplementare non succede niente, Dalmar rimpiazza Magul al primo minuto, controlla la situazione della Germania, al 100esimo ammonizione per Russo, al 103esimo Dorsun Kager rimpiazza Hegerin, un minuto di recupero. La Germania ha fatto la partita, ma sostanzialmente non ci sono state particolari azioni. Nel secondo supplementare ci prova Thun dalla distanza al 107, respinge Fons con il piede destro. Al 110, infine, sugli sviluppi di un angolo da destra, Kelly
colpisce due volte, sulla prima riesce a contrastare Rauch, sullo secondo pallone si gira la stessa Kelly che di destro anticipa Froms e trova il gol del 2-1, verrà poi ammonita perché si toglie la maglia, esultanza paragonata a quella di Brandi Chastain che si tolse la maglia all'altezza del dischetto del rigore quando segnò il rigore decisivo nella finale del 1999 suggellando il mito delle 99ers. Al 103esimo Latvaler in piazza Rauch, al minuto successivo Hemp mette in angolo una conclusione di Gvini intervenendo molto bene in scivolata presso il palo lungo, al 116esimo destro di Kelly, Froms in angolo con la mano sinistra. Paris rimpiazza Hemp al 120esimo, dopo 2 minuti di recupero si può ufficialmente suggellare il titolo all'Inghilterra che riesce in quello in cui non era riuscita la formazione maschile l'anno scorso. È stata una bella partita, molto tesa anche a livello nervoso, tante ammonizioni, l'arbitro non ha lasciato nulla al caso, non ha voluto che ci fossero situazioni appunto in cui lasciar correre, non il classico arbitraggio all'inglese, ecco, in una finale vinta dall'Inghilterra soprattutto. Insomma, una partita ben giocata dall'Inghilterra che nel complesso merita di vincere questo europeo. Applauso alla Germania che lo perde per due disattenzioni difensive che andranno riviste chiaramente, ma sicuramente questa formazione. Se non all'Europeo quest'anno, ma sicuramente al prossimo Mondiale, alla prossima Olimpiade, al prossimo Europeo, può sicuramente dire la sua. Ma ovviamente ora dobbiamo celebrare con rispetto, ovviamente, l'ottimo successo della formazione inglese che riesce a portare a casa un risultato di estremo prestigio e non un risultato sicuramente superiore alle She Believes Cup vinte dalla formazione britannica, appunto. E questo sicuramente è il risultato migliore possibile, soprattutto considerando che lo storico partita pende nettamente a favore della Germania. Quindi questa è una delle poche vittorie inglesi che l'ultima volta che avevano affrontato la formazione tedesca in una competizione ufficiale avevano vinto al mondiale la finale del terzo posto nel 2015, imponendosi per 1-0 al mondiale in Canada. Quindi sicuramente un applauso va fatto alla formazione inglese che conquista un trofeo prestigiosissimo, lo conquista in casa davanti a un pubblico infinito e sicuramente per le inglesi questo europeo sarà indimenticabile. Noi italiani dobbiamo farci un paio di domande, ma per queste ulteriori riflessioni vi rimandiamo nei prossimi giorni dove cercheremo di far uscire qualcosa, tecnologia permettendo, e quindi grazie per averci seguito lungo tutto questo europeo. Grazie, ribadiamo soltanto il risultato finale. Inghilterra batte Germania 2-1, segna Thun al 62esimo, pareggia Magula al 79esimo, al 110esimo Kelly regala il primo europeo all'inglese. Grazie per averci seguito l'appuntamento con il campionato.